facciamo a ciascuno di voi e l'augurio che facciamo a noi, perché possiamo continuare queste giornate nella serenità e giungere a Natale come una festa e al primo dell'anno come il primo dei giorni migliori. Auguri a tutti e buona serata. Vi invito gli zampognari a fare un secondo intervento musicale. Sono il signor Dario Medaglia e il signor Perucchini Paolo, e arrivano da... Allora, ufficialmente noi dovremmo arrivare tutti dall'Abruzzo, no? Se no non saremmo tanto gli colleghi. No, in effetti proprio ufficialmente noi veniamo dal Lago Maggiore da Roma. E suoniamo questi strumenti per pura passione. Pura passione, il nostro, per lui fu pensionato, lui lavora ancora, ma tutt'altra cosa, comunque suoniamo solo per passione, ecco, perché ci accorgiamo che ovunque andiamo portiamo comunque qualcosa.
Grazie mille. Adesso pregherei il coro dell'Unitre di accomodarsi. Tre ragazzi hanno detto: beh, se hanno fatto loro, lo facciamo anche noi. Non sono tre tenori, ma non importa. Poteva il coro dell'Unitre non avere i suoi tre tenori, che si chiameranno i tre Unitre tenori, vabbè, il gioco di parole. È un'anteprima mondiale assoluta, perché non hanno mai cantato insieme, però il bello è questo. Allora, i tre tenori sono Franco, Ermanno e Gino. Allora, un brano che ha quasi 100 anni, è Natale in un badar, ogni vivo al focolare ha un balocco vicino, come rondine vo, senza un dito né un raggio di sole. Che canzone è, ragazzi? È una spazza canzone. Abbiamo sempre problemi organizzativi con il nostro maestro Maurizio Grisa, a cui facciamo un applauso. Thank you.
sempre quello lì che nel quelle Gio lì che nel via a Fandria per dire quelle Gio lì. Ecco, sì, intelligente. Allora, nel 1857 è scritta questa canzone che si chiama Jingle Bells, che noi pensiamo sia di Natale, in effetti è stata scritta per il giorno del ringraziamento, quando ammazzano i tacchini, eccetera, eccetera, perché parla di una slitta che corre nella neve, eccetera, eccetera. Dopo è diventata una canzone natalizia. Noi la cantiamo in italiano e l'abbiamo tradotta di Don Dan, chissà perché.
diciamo che i doni li porta un po' Gesù Bambino, un po' la Befana, un po' così, e li porta anche Santa Claus in alcuni paesi del nord. Santa Claus arriva in città. Pronto, maestro? No, dopo parlo tanto, dai, il prossimo parlo tanto. C'è bisogno di tempo? No. Santa Claus arriva in città. Noi la cantiamo in italiano e in genere le traduzioni italiane devono essere ritmiche, quindi non è che traducono esattamente l'inglese. Siamo pronti? Let it go! Yeah.
pochi regali, ma con tutti gli ideali realizzati. Ora, un attore della compagnia leggerà la poesia una nostra socia, poetessa, Teresa Bruno. Il titolo è La gioia del Natale. Tutto si lascia nel cassetto del tempo, anche le nostre storie, che ci sembrano strane nel percorso della nostra vita. Ma quando giunge il mese di dicembre, i ricordi del passato si accalcano nel nostro fragile spirito. È un appuntamento, la consuetudine che i nostri cari sono stati tenaci con la loro fede a godere, la gioia del Natale. Ma quel passato è difficile gustarlo e dire sono sereno, perché siamo turbati e stanchi a osservare le tristezze del mondo. Quella gioia del Natale è solo un dolcissimo ricordo del tempo. In tanti angoli giace la miseria e un profondo buio. Non si ode la festosa gaiezza che allieta quel bimbo malato, quella disperata madre, quel vecchio che languisce nella solitudine dell'abbandono e la profonda indifferenza. Il bambino Gesù è deposto nella mangiatoia, circondato da tante statuine. Nel silenzio traspare come una nuvola rosea per trasmettere ai cuori esiliati la gioia del Natale. Invitiamo i Zampognari a rientrare per un terzo intervento. Arrivano? Facciamogli un bel applauso.
I noti placidi lo sappiamo, sì. Perché è muta? Oh,
Cara, ci vediamo alle 3, eh? Ciao, ciao. Capo, cioè, mister, no, regista, ci ho pensato lungo e mi è venuta una grande idea. Potrei fare Babbo Natale. Certo, dovrei invecchiarmi e ingrassarmi un po' e non farebbe bene la mia reputazione. Però, per l'arte, questo è altro. Allora, che dici, Babbo Natale? Babbo Natale nel paese che vivente non c'è, eh? Ma dai, vieni alle 3 che una parte per te la togliamo, non ti preoccupare. Ansiosi di conoscere quale sarebbe stata la loro parte. Della religione. E dai, questo medioevo, ma qualcosa di più recente no, eh? Ma quant'è che le dura camà questa, come che la chiamata, la introduzione storico-artistica? Amico Sonne, l'ora della pennichella! Dai, ti tengo sveglia io, basta che non crolli. Grazie. Veniamo a noi. Allora, per evitare di innescare spiacevoli competizioni tra di voi, ho pensato che darò a tutti gli attori la stessa parte. Ah, un monologo, ma io sono uno specialista dei monologhi. Sì, 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 almeno, cinque vune e semara, io ho interessa la parte. Oh. Alla intelligente il nostro regista. È parnone, ma proprio il no. No, è parnone, no. Ma no, cosa avete capito? Darò a tutti gli attori la stessa parte. Un pastore. Un pastore? Ma io come faccio a medesimarmi in un pastore? Pensavo a qualcosa di più moderno. Ma come un pastore? Io volevo fare il protagonista, volevo vincere l'Oscar! Beh, se è per quello puoi portare al premio per il miglior attore e non protagonista. Beh, io ho pensato ai pastori perché loro sono i primi che si sono accorti del grande cambiamento storico che avrebbe portato alla nascita di Gesù. I semplici pastori sono come il simbolo dell'umanità intera che corre ad accogliere il grande prodigio. Sì! Se ne fa il simbolo di tutta l'umanità e mi piace sé. Ma non mi sento di fare il pastore, non ho il fisico e non mi sento nella parte. Ecco, è qua che entra in campo la mano sapiente del regista. Useremo il metodo Stanislavski. Se l'è usé, Stanislas, se l'è un nuovo tipo di ginnastica come il Pilas. È un metodo che gli attori utilizzano per immedesimarsi nella parte. Ah. Brava, vedete la gioventù come è istruita? Sì, ma mia adesso con tutti i comodità potrei fare a fare un pastore. Certo, se vogliamo fare le cose fatte bene. Dunque, liberate la mente dai vostri pensieri e siate pronti ad accogliere la vostra nuova condizione. Sono un pastore. Vivo col mio gregge, dormo all'aperto, all'acchiaccio, scaldato solo dal flebile calore di una piccola fiammella. Beh, ma cosa fai? Crea l'atmosfera, ci sarà tu qualche pietra che bela. Hai ragione, ma non distraetemi. Dite, state entrando nella vostra nuova condizione? Sentite il sacro fuoco dell'arte che vi riscalda? Ma come un fuoco? Ma non eravamo al freddo in giro, adesso è l'estate scorsa. Il fuoco dell'arte ignorante lo metafora! Ma allora mi, se senti un fuoco ti dici, però sarò magari i lasagne delle sdine, no? Per essere sicura mi senti un po' il fuoco e un po' il freccio. E scendi, insieme, un po' E mi? E se
faccio il pecorino che ho messo nel panino. Dopo tutto è l'ora della merenda fra un po'. Allora, senti, a noi questa storia dei pastori non piace, noi vogliamo fare qualcosa di più moderno. Sì, infatti, pensavamo a qualcosa di musicale, con dei balletti, mica tutta storia qui delle pecore, pecorino e... E pecori! No, no, le ragazze hanno ragione, serve qualcosa di attuale, di nuovo. Allora, e te amici? Noi che fermo la qua i canzoni di Natale. E via oltre il balletto. Ma ridiamo, ma come sei antica? Ma se potrei fare la versione moderna, come si chiama il rap astratto? No, 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 questo è un abbutinamento! Dai, non prendetela, noi presentemente lo facciamo, ma non così. Bisogna attualizzare la situazione. Bravo, bravo, la di una cosa intelligente. Bravo, bravo, bravo! Qualcosa di nuovo. Come si fa a rendere nuovo un avvenimento di 2000 anni fa? Ah, io vado dal parroco e do le dimissioni da regista. Il regista avrebbe avuto i suoi pastori e i pastori ottennero la possibilità di dire cose moderne, almeno così sembrava loro. Il pomeriggio della vigilia di Natale tutto era pronto, o quasi. Allora, siete pronti? Avete ripassato la parte? Avete portato i costumi? Sì. Ma questi ancora, e tu di proprio mica avete su. Lo sa di no, per farlo su, no. Però chi come le belle, come le legate? Ma ti metti in su alla cena dell'ultimo dell'anno in oratori. Tu vedrai la faccia della Mariuccia. No, vedi, il dovere da un matrimonio, però non metti su mai e pensavo che in un'occasione in sci con il pubblico e poteva andare bene. Pubblico, te sei sicura? Ma no. Certo, che sarà tutto il paese! Wow! Qual mese? Mi tre, quattro dei miei amici, andi che vengono a vedere. Ah! Quello è bene. E ti siete venuti su, cos'è questo? Come stai bene, sembri proprio una madonnina. Peccato che un regista moderno e vuol fare il presepe senza neanche la Madonna. E miei disi, come si fa a lasciare il bambino nel costumito? Eccomi, sono pronto, ho ripassato la parte e mi sono calato nel personaggio. Ecco, a proposito, signor soprattutto io, vai a prendere Gesù Bambino in sacrestia. Vado. Su. Voi non state lì imparate, controllate se ci sono i fogli. E prendete su fogli, Nel bosetto, Siete presi della responsabilità. Regista, Gesù Bambino non c'è. Come non c'è? Non c'è, e l'ha cercato pure il sacrestano. Sì, adesso ho preso e andato a farsi un giro, dai, non scherzare! No, no, non sto scherzando, non si trova! Ah, quindi adesso che ne fa un presepe senza la Madonna e senza Gesù Bambino? Io sono sempre disponibile per fare il protagonista, l'avevo detto sin dall'inizio! Ma fammi piacere non dire stupidaggini! Ti l'avranno rapito, un rapito! Sì, come nella barzelletta, se volete indietro Gesù dovete pagare un riscatto. Mamma, adesso... Ma che cosa succede? Che cosa avete? Siete finalmente pronti per la vostra rappresentazione? Don Dino, è successa una cosa spaventosa. Gesù Bambino è sparito. Non si trova da nessuna parte. Ah, finalmente l'avete capito, Cos'è? Mio capinato. Finalmente avete capito che il vero protagonista del Natale è lui. Non le vostre parole, i vostri bei costumi, i vostri bei vestiti. Quello che sapete fare o quello che sapete dire. Il vero protagonista del Natale è lui, ricordatevelo sempre. E adesso, venite con me in canonica. L'ho portato di là per spolverarlo. Oh, che capito, sono giusto la Gesù. Eh sì, ci ha fatto una predica, ci ha fatto. Davvero, ma questa volta breve ma efficace. Sì. Ciao, allora è bene. Se vedo stasera.
stasera, ciao! Arrivò il momento tanto atteso. C'era davvero tutto il paese per quell'occasione più unica che rara, e tutti i nostri attori fecero del loro meglio. Gesù Bambino aveva riottenuto il proprio posto da protagonista sulla scena e forse anche nel cuore della gente. Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere, si dissero i pastori l'un l'altro dopo aver ascoltato l'annuncio dell'angelo. E partirono senza indugio, senza frapporre lentezze e ritardi. Andiamo fino a Betlemme, il viaggio è lungo, lo so, molto più lungo di quanto non sia stato per i pastori. A loro bastò abbassarsi sulle orecchie il copricapo di lana, allacciarsi alle gambe i belli di pecora, impugnare il biancastro e scendere giù per le gole di Giudea, lungo i sentieri odorosi di sterco e profumati di menta. Per noi ci vuole molto di più che una mezz'ora di strada. Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che, pur definendosi cristiana, tenta a trovare l'antico sentiero che la congiunge alla sua ricchissima sorgente, la capanna povera di Gesù. Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è faticoso, lo so, molto più faticoso di quanto sia stato per i pastori, i quali in fondo non dovettero lasciare altro che le ceneri del bivacco, le pecore ruminanti tra i dirupi dei monti, e la sonnolenza delle nenie suonate con i rozzi flauti d'Oriente. Noi invece dobbiamo abbandonare i recinti di 100 sicurezze, i calcoli della nostra sufficienza, la superbia delle nostre conquiste, e per andare a trovare che? Un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è difficile, lo so, molto più difficile di quanto sia stato per i pastori, ai quali, perché si mettessero in cammino, bastarono il canto delle schiere celesti e la luce da cui furono avvolti. Per noi, disperatamente in cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annunciano salvatori da tutte le parti, e costretti ad avanzare a tentoni tra infiniti egoismi, ogni passo verso Betlemme sembra un salto verso il buio. Andiamo fino a Betlemme. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so. Ma questo che dobbiamo compiere all'indietro è l'unico viaggio che può far andare avanti sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo da una vita e che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presidi, in cui la limpidezza dei ruscelli o il verde intenso del muschio parlano da soli. Non c'è bisogno di moltiplicare le parole, perché la scena che è posta sotto i nostri occhi esprime la saggezza di cui abbiamo bisogno per cogliere l'essenziale. Un mistico cristiano diceva: «Nascesse Cristo mille volte a Betlemme, ma non nel tuo cuore,
sei perduto in eterno. Ma com'è possibile rinascere? La risposta è semplice, riaprendo il Vangelo. Sì, il Vangelo è come quel bambino avvolto in fasce che giace nella mangiatoia. Si potrebbe dire, com'è possibile che da quel bambino venga la salvezza? Com'è possibile che da quel piccolo libro vengano parole che cambiano il mondo? Il mistero del Natale è nascosto in questa debolezza. Il Vangelo è la luce che può cambiare i giorni, gli anni, i secoli che verranno. A Natale se ne ascolta la prima pagina, quella della nascita. Da essa possiamo iniziare a scrivere di nuovo la nostra vita. Come se qualcuno mi avesse illuminato. No, quella lì è la stella cometa che la te caduta in sul co, eh? Sì, però le sta bene tua sistema fai prune, eh? Alle fa bene? Sì, è buzzità. Eh sì. Abbiamo protestato. Eh sì. Sì, le sta bene. Sì, sì. Su, a parte gli scherzi, quella del trasferimento è stata proprio una buona idea. Grazie per averci coinvolto. No, ma non è me che dovete ringraziare. È lui il vero protagonista ed è proprio questo che abbiamo riscoperto e che non dobbiamo mai dimenticare. L'aurora. Ci diano il senso della storia, l'ebbrezza delle attese, il cambio dell'abbandono in Dio. Ci ispirino il desiderio profondo di vivere poveri, che poi è l'unico modo per morire ricchi. Sul nostro vecchio mondo che muore nasca la speranza. Buon Natale! Buon Natale! Un applauso a tutta la compagnia. E inviterei la brava regista Silvia Smadi a presentarci i suoi attori. Uno per uno. Siete pronti? Nel ruolo del parroco Carlo. Ora il maestro Rizza si accomoda con la pianista ed entra il coro di Santa Maria Nascente.
tirò via quello lì, se li chiamò. Ma proprio di Natalizio, le via fa come. Sono belli, eh? Sì. Sì. Quei dubbi la capisco. Allora, tanto per rimanere nella stessa atmosfera con cui ci hanno lasciati gli attori, cominciamo con un brano per solista Francesco e le donne che si chiama Il Nacimiento. È una canzone spagnola molto celebre in Spagna che dice notte. Traduco un po' a braccio, eh? Notte annunziata, notte d'amore, Dio è nato, petalo di un fiore, tutto è silenzio e serenità, pace agli uomini e Natale. Nel presepio il Redentore è il messaggero di amore. Quando sorride si accende una luce e quando apre le braccia segna già una croce per dire che come finirà. Questa è la notte che Dio ci ha promesso e che adesso è arrivata davvero. È la notte veramente buona, non bisogna dormire. Dio è nato e Dio sta qui. È il Nascimento. Thank you.
possiamo far cantare anche i maschietti, perché poverini, se no si addormentano, un brano attribuito a Mozart, Dona Nobis Pacem. Conoscete tutti, Bianco Natale. Thank you.
giornata rossa. Adesso per fare respirare un attimo, sì, per fare respirare un attimo tutti, una cosa che non sa nessuno, che mi sono inventato io, non so se vi ricordate quando eravate quelli un po' della mia età, anzianotti, non vecchi ma anzianotti, come mi ha detto un bambino delle medie un giorno. Tu non sei vecchio, però sei un po' anzianotto. E se vi ricordate, per un po' anzianotti era abitudine il giorno di Natale, quando si tagliava il panettone, il ragazzino di casa andare sulla sedia e dire la poesia. Stanotte un angioletto con lieve batter d'ale, disceso sul mio letto, mi sussurrò: Franco, è Natale. La magica parola mi fece ridestare e in una corsa sola andai in sala a guardare. Ne fui come un cantato, un giubilo ai miei occhi. Gesù mi aveva portato un sacco di balocchi. Ma prima di giocare mi dice una vocina: Franco, va, corri a ringraziare il babbo e la mammina. Ed eccomi raggiante qui a dirvi con amore lieto Natale e tante gioie serene al vostro cuore. E finiamo con una canzone più famosa di Natale, Astro del Cielo. La canteremo in tre pezzi, vi ho dato il foglietto. La prima strofa in tedesco, perché avete sentito, cantiamo in spagnolo, in tedesco, tanto voi non lo capite, se sbagliamo va bene, lo capisco in poco. La prima strofa in tedesco ha una voce, noi siamo un coro che canta quattro voci. La seconda strofa in italiano ha quattro voci e la terza strofa la cantiamo tutti assieme, quello dove ci sono le parole in grosso. Astro del cielo. Thank you.
grazie per Natale. Invitiamo il coro dell'Unitre, il coro dell'Unitre, facciamo una canzoncina che non, fuori programma, che non c'entra con il Natale, c'entra poco, sì. Cantiamo O mia bella Madonnina, tutti assieme però. Dovrei riempire i tempi, cosa vi racconto, che la Madonnina è alta 4 metri e 12 centimetri, sapevate, no? Che pesa, aspetta, adesso mi ricordo più, 4 e qualcosa, pesa meno di me, quindi, pesa più di me, quindi, che è fatta con una cosa interna di acciaio, e fuori ci sono le lamelle d'oro davvero, è su a 104 metri di altezza. Io ho finito il repertorio della Madonnina, maestro, vado avanti, voglio vedere raccontare. Adesso cercheremo di cantare una bella Madonnina, ma dato che fuori il programma le parole, sì, arriveranno. Thank you.
grazie. Un applauso meritato ai due cuori. Anche i miei migliori auguri, un ringraziamento per questa bella serata preparata bene, grazie appunto alla Prologo che l'ha coordinata e che sempre si attiva per la nostra città e per il bene comune, per l'arte, per la cultura e per anche tante altre iniziative sempre così belle. Questa sera i messaggi che abbiamo ascoltati, cantati anche insieme con il centro appunto quel Gesù, ecco, bambino, e più ecco, di questo io non posso che ritornare a quella bellissima immagine finale del momento della rappresentazione che c'è stata e a coronamento un po' di questa serata, che sia il preludio delle prossime giornate, perché a Natale iniziamo quasi un mese prima a farci gli auguri, poi magari arriviamo un po' stanchi, non ci ricordiamo più, come si diceva, chi è il centro di tutto questo movimento che facciamo e che ci aggrega, che è il Signore Gesù. Grazie per la serata, buone feste, buon Natale. Ovviamente non posso che confermare ciò che Don Claudio ha detto, unisco i miei personali auguri, quelli di tutta l'amministrazione, appunto, di un buon Natale con augurio dove ritorna quella che è l'etimologia della parola, che è una parola vecchia, quindi si augurava, si cercava anche un po' di serenità, come diceva il professor Bob all'inizio, un momento di condivisione come stasera, e il mio grazie va alla Prologo, non solo per stasera ovviamente, ma per come fa tutto l'anno, quindi, coinvolgendo sempre molti attori diversi, sia da teatro, musica e cori. Apro un piccolo spazio pubblicità, ricordo il concerto di domenica sera in chiesa Santa Maria Scienza, con ringrazio ancora Don Claudio per l'ospitalità, in cui per la prima volta a Mera avremo le due bande insieme e quattro cori per un concerto di Natale, che anche il professore maestro Grisa dice che sarà bello, quindi se vi fidate di lui venite, anche se non vi fidate di lui stesso. Grazie. Grazie a tutti, vi invito anche io al concerto di dare una cosa grandiosa, un progetto nuovo, mai successo una cosa del genere. Sarà una cosa spettacolare. Dunque, se non li ho contati male, saranno quasi un centinaio di cantori. Vedete un po' voi, quasi non ci stiamo neanche sull'altare. Due bande, 4-5 maestri, di cui alcuni super di altissimo livello e prestigio. Io ho sentito le prove, vale la pena davvero. Abbiamo fatto uno sforzo enorme, soprattutto perché l'acustica in chiesa non è il massimo, il chiesone ha un riverbero pazzesco, però abbiamo coinvolto l'amministrazione, avremo un impianto professionale, quindi dovrebbe andare tutto bene. Veramente ho sentito dei brani fatti veramente bene, quindi un peccato non esserci a domenica sera. Grazie. Signori, la serata è finita, vi invito a un fresco panettone spumante e c'è anche un bell'albero natalizio misto con cagna a cui sono appesi tanti torroncini, potete servirvele.